Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare un set da bagno. Partiremo con il porta cotonfioc. Ci servirà un cartoncino, questo, e poi andremo a fare una base sempre con un cartoncino che sia del diametro del cartone e andremo a fissare il tutto con la colla a caldo. E partiremo avendo la base, poi partiremo per creare appunto la base con un filato. Nel mio caso sono andata ad utilizzare questo filato che l'ho acquistato sul sito su Amazon, che è un 100% acrilico di colore blu. Poi per decorazione andremo ad utilizzare un cotone. Nel mio caso avevo fatto una piccola prova per questo cuoricino, magari da metterlo qui al centro, poi questo lo vediamo dopo. Riguardo agli uncinetti, ci serviranno per lavorare la base l'uncinetto numero 4, per lavorare il corpo l'uncinetto numero 3, per il cotone andremo a lavorare con l'uncinetto numero 2. Ci servirà un marcapunti, un ago da lana e detto questo possiamo passare al tutorial. Allora, io con la colla a caldo sono andata a fissare il fondo, ecco qua. Quindi partiremo con la lavorazione lavorando il fondo in questo modo. Allora, prendiamo il nostro filato a nostra scelta, nel mio caso sono andata a scegliere il filato di colore blu e partiremo con un anello magico. All'interno dell'anello magico andremo a lavorare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, finché non arriviamo a 6 maglie basse. Una volta che avremo lavorato le 6 maglie basse, stringiamo la codina, entriamo nella prima maglia e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Abbiamo una catenella e nella maglia successiva andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Nella maglia successiva altre 2 maglie basse e saranno 4. Nella maglia successiva altre 2 e saranno 6. Quindi terminiamo tutta la riga in questo modo, alla fine ci ritroveremo con 12 maglie basse. Una volta che avremo terminato il giro, ci chiudiamo nella prima maglia con una maglia bassissima. Avviamo il lavoro di nuovo facendo una catenella e nella maglia successiva lavoriamo un punto basso singolo. Prendo il marcapunti e me lo marco il primo punto. Nella maglia successiva andrò a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Nella maglia successiva lavoreremo una maglia bassa singola e nella successiva l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Nella successiva una singola e nella prossima l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Terminiamo tutto il giro in questo modo. Che avremo terminato il giro, ci chiudiamo nella prima maglia con una maglia bassissima. Partiremo con il prossimo giro, dove lavoreremo una catenella, un punto basso singolo. Nella maglia successiva lavoreremo la seconda maglia bassa singola, quindi la prima me la segno, e nella prossima lavorerò l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso foro. Una maglia bassa singola, 2 maglie basse singole, nella terza l'aumento. Quindi lavorerò 2 maglie basse singole, 1 e 2, e nella successiva l'aumento. Questo lo faremo per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro, ci chiudiamo nella prima maglia con una maglia bassissima. Avviamo il lavoro con una catenella e in questo giro lavoreremo 3 maglie basse singole, quindi la prima me la marco, quindi 1, 2 e 3 singole, e nella successiva andrò a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso foro. Di nuovo 1, 2, 3 maglie basse singole e nella successiva l'aumento, 2 maglie basse nello stesso foro. Di nuovo 1, 2, 3 maglie basse singole e nella successiva l'aumento,
due maglie nello stesso foro. Quindi terminiamo tutta la riga, in tutto il giro in questo modo e poi ci rivediamo. Avremo terminato il giro, ci chiudiamo con una maglia bassissima e partiremo con il prossimo. Quindi una catenella. Nella maglia successiva lavorerò una maglia bassa singola e me la marco. Poi lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta. Nella successiva andrò a fare l'aumento. Quindi due maglie basse nello stesso foro. Di nuovo 1, 2, 3 e 4 maglie basse singole e nella successiva l'aumento. Quindi 2 maglie basse nello stesso foro. Di nuovo 1, 2, 3 e 4 e nella successiva l'aumento. Quindi 2 maglie basse nello stesso foro. Terminiamo tutto il giro in questo modo. Io mi fermo con gli aumenti, quindi mi sono fermata a 4 maglie basse in aumento. Sono arrivata al diametro che mi serve. Ora vado a lavorare un giro di maglie basse come si presentano, però lavorando in costa. Quindi una catenella e lavoriamo un giro di maglie come si presentano in costa retro. La prima la marchiamo. Vedete, prendiamo, invece di prendere tutto il punto, lo lavoriamo in costa. Prendiamo solo la solina esterna, giusto per avere un distacco tra il corpo e il fondo. Quindi lavoriamo questo giro in questo modo a maglia bassa in costa retro e poi ci rivediamo. Vedete? In questo modo. Quindi lavoriamo tutte le maglie come si presentano senza fare nessun aumento. E andiamo avanti in questo modo. Per tutto il giro. Fatto tutto il giro, ci chiudiamo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Una catenella, lavoriamo in ogni foro, in ogni punto una maglia bassa, così per tutti i prossimi giri. Quindi lavoriamo sempre maglia bassa sopra ogni maglia bassa, ora prendendo tutto il punto in questo modo per tutta la lavorazione del corpo. Quindi andiamo avanti in questo modo, poi dopo vi dirò quanti giri ho lavorato. Vi ricordo sempre che ad ogni giro di chiudere con una maglia bassissima. E lavoriamo il corpo in questo modo e poi ci rivediamo dopo. In totale vi dirò quanti giri ho lavorato. Quindi continuiamo sempre a punto basso. A dopo. Eccomi, ho terminato la base e in totale sono 18 giri di maglie basse. Fatto questo possiamo tagliare il filo e andarlo a cucire. Ora passiamo a mettere il cartoncino all'interno della base che abbiamo lavorato. Quindi mettiamo questo cartoncino qui all'interno e poi ci rivediamo. In questo modo mettiamo il nostro cartoncino. Eccolo, in questo modo. Abbiamo un paio di giri in più. Questo pieghiamo così all'interno e questo sarà il risultato finale. Ora passiamo con la decorazione. Lavoriamo un anello magico dove al suo interno, io in questo caso vado ad utilizzare il cotone. Lo lavoro in due perché è abbastanza sottile e con l'uncinetto numero 3. Lavoro un anello magico dove al suo interno lavoro le prime 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Fatto questo, lavoriamo il filo 2 volte sull'uncinetto, rientro e lavoro la seconda maglia alta doppia, quindi 1, la prima maglia alta doppia. Poi lavoro la seconda maglia alta doppia e poi lavoro la terza maglia alta doppia.
Fatto questo, in totale sono 3 maglie alte doppie. Lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Poi lavoriamo una maglia alta, una maglia alta doppia, una catenella, lavoro una maglia alta doppia, lavoro di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, lavoro le ultime 3 maglie alte doppie, quindi 1, 2 e 3. Lavoro le ultime 1, 2, 3 catenelle, stringo la codina e entro lavorando una maglia bassissima qui al centro. Fatto questo, possiamo tagliare il filo e andare a cucire i fili in eccesso. Lavorato il nostro cuoricino, questo sarà il risultato finale. Lo andremo a mettere qui al centro, con un piccolo goccino di colla a caldo, qui in questo punto. Quindi con un po' di colla a caldo, in questo modo, andremo a posizionare il nostro cuoricino qui al centro. Ecco qua. Questo sarà il nostro lavoro terminato. Una volta che avremo terminato, questo sarà il nostro porta cotton fioc. E niente ragazze, il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se così, vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi come sempre ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!